un po', un po' chi siamo noi? Questa domanda che è facile, facile, semplice, indovinate un po', chi mai saremo noi? Chi indovina di già si sa che non vincerà. Senta, io vorrei diventare sportivo, pugile. Per vocazione? No, per Caterina. Chi è Caterina? La mia fidanzata, la mia futura sposa. Mi disse, se tu mi vuoi sposare, deve diventare un campione, un eroe, un pugile. Bravo. Grazie. Questa è la migliore palestra della città. Questo mi fa piacere. Mi fa piacere anche a me. Dica tutto, dica tutto. Senta, lei è l'allevatore. Eh? L'allevatore. L'allenatore. Ah, l'allenatore. Ciccius il Bisonte, ex campione mondiale di pugilato. Dov'è? Sono io. E lei? E mi scusi, che peso? Che domande, peso massimo. Non direi. Beh, naturalmente col tempo sono calato. Io direi che lei si è allungato. Sono calato di peso. Mi dica un'altra cosa, sa, sono curioso, sì. Vengo dalla montagna. E ora che peso è? Mosca. Non dirò una parola. Dunque, il fisico c'è? C'è. Sì. Anche le gambe ci sono. Sì, c'è tutto. Hai fatto qualcosa prima, non so, da bambino hai fatto qualcosa? Io ho fatto il morbillo. No, 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 qualcosa di atletico. Ah, no. No, no, no. Quindi non conosce gli esercizi? Non me l'hanno presentato. Te li presento io, stai bene attento. Primo esercizio! E i soldi li hai portati? Non sono preparato. Vuol dire che mi pagherai in derrate. Se lei preferisce che io la pago in tre rate, la pagherò in tre rate. In derrate. Mi spiego subito. Si spiegasse. Se tu al paese fai il contadino, mi regali un prosciutto. Se fai il sarto, mi regali un vestito. È chiaro? Che mestiere fai? Il becchino. Preferisco le tre rate. Faccia come vuole. Mettiamoci in libertà. Mettiamoci in libertà. Sberto? Sberto, in libertà. Vieni. Sono pronto. Caterina, questo lo faccio per amore tuo. Verrai in pochi mesi cosa diventerò. Ci sei? Guardia! Ci sono allusioni? No, no, vedo che è un bel torace. Primo esercizio. Primo esercizio. Per rinforzare i muscoli delle ginocchia, bisogna piegarsi in questo modo così. Osservare, osservare. Osservare, signori, il nostro prodotto è originale. 10 persone di buona volontà e con sole 100 lire lo portano via. 100 lire. Secondo esercizio. Secondo esercizio. Ispirazione ed espirazione. Un buon pugile saper bene ispirare è necessario. Ispira. Ispira. Succhia, succhia. Ecco, ispira così, trattieni il respiro, allarga le braccia. Espirare! Aiuto! È ispirato! Ma che sei pazzo! Ma tu mi fai morire così! Ma scusa! Respirare, ma con più dolcezza! Passiamo agli attrezzi! Passiamo! Passiamo agli attrezzi! Che c'è? Che succede? La finestra chiudete! Come faccio a camminare contro vento? Incoscienti anche loro! Ma... Ecco il cavallo! Il cavallo? Sì. Mi sembra un cavallo un po' strano. Perché? Non vedo la coda. E il cavallo, sai... Posso andare su? Dai. Sempre, sì. Pa! 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 Pa!
cambiato lingue. Chi è sta cosa? Sai che cos'è? Non lo so. La pera. Questa è la pera. Che ci faccio? Ti serve per rinforzarti prima dell'incontro. Vorrei due banane, se possibile. Stai ben attento, eh? Sono attento. Ecco, direi che bisogna saper incassarli. Quella pera è in distesa. La corda. Ah, la corda. La sai usare? Certo. Vediamo. Ora sentirà. Da-don, da-don, da-don. Tutte le domeniche. Vieni qui. Al paese mio. Conosci questa? Mi ricorda qualcuno. Chi? Non ricordo, forse sotto le armi. Preciso! Senza baffi, preciso! Due gocce d'acqua! Passiamo al ring, vai al ring. Passiamo al ring. Al ring. Ecco. Senta. Sei pronto? Aspetta. Mi si... sta guardando. Oh! Aspetta. Ecco. Guantoni! Guantoni! Signor Guantoni! No, Guantoni, quelli! Che Guantoni? Ma scusa, sono ignorante! Certo? Alle volte esagero con l'ignoranza! Certo. E poi, come faccio? Scusa, come, così, sei così, così! Vai, svelto, svelto! Sono è la prima volta. Mi vuole aiutare. Grazie. Incompetente. Ecco fatto. Se mi vedesse la mia Caterina. Aiutami. Ecco fatto. E mi dica un'altra cosa. Sì. E ora a me chi mi aiuta? Ecco qua. Grazie, molto gentile. Che c'è? Aiutami, aiutami, aiutami! Mi fai perdere del tempo. Anche lei è novellino, eh? In guardia! Eccomi qua. Siamo pronti? La finestra! La volete uccidere? Incosciente! Siamo pronti? In guardia! Oh, la guardia! La guardia! Se ti scopre l'avversario ti colpisce così. Se invece si scopre lui, noi lo colpiamo. Lo colpiamo. Se ti scopre te, lui ti colpisce. Se si scopre lui, noi lo colpiamo. Lo colpiamo. Se ti scopre te, lui ti colpisce. Invece noi lo colpiamo. Lui. Alt! Perché quando noi lo colpiamo tutti e due, e quando mi colpisce li prendo io solo. Non puoi capire, un giorno saprai. Ma che saprò, io ho già capito. Oh, Gong! Chi è Gong? Gong, riposo. Ah, riposo. Ora ci faremo i conti. Gong! Siamo pronti? Sì, a questa me. Che? Non le vuoi whisky? Ai tacchinetti! Tu is... Tu è... Ma che tu? Lo faccio pure! Ma che tu? Che tu? Stai in guardia! In guardia? In guardia? Oh, oh! Gong! Alzo Gong! Alzo Gong! Gong! Siamo pronti? Che c'è? Colpi bassi! Come colpi? Colpi bassi! Che c'è, formica? No, dico colpi bassi, così, così, così. Guardia, sempre guardia! Guardia, 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 guardia! Oh, Gong! Che? Riposo. Riposo. L'incontro è finito. Chi ha vinto? Io. Ha vinto lui. Sei un incosciente. Sei un rammollito. Non puoi fare il pugilato in queste condizioni. Via! Hai bisogno di una cura ricostituente. Ma io non potrai mai diventare un pugile. Ma vai in una clinica anziché in una palestra. Sei debole. Sei debole. Sei debole. Debolissimo.